Iniziata intanto questa amichevole dello Sbordone Cup che vede scontrarsi Jecci Temurt contro gli Astorreta di Pagano. Jecci Temurt schierati con Bacchetta a Porta, Martone, Crisci, Cavallo, Rossi e Castiello. Invece gli Astorreta di Pagano con Di Pace a Porta, Minieri, Scatola, Marzocchi, Adamo e Isotti a centrocampo. Attenzione, Adamo prova a seminare il panico nella difesa avversaria, ma c'è Crisci che recupera di nuovo il pallone. Pallone verso Rossi. Rossi che protegge, che gira verso Martone. Martone prova al centro, ma il passaggio è intercettato. Ora c'è Adamo, il destro! Colpisce il palo. Pallone che ritorna in campo. Isotti che lotta sul pallone, che però poi esce rimessa laterale. Intanto gli Astorreta di Pagano vincono per 4-1. Attenzione, batte subito la rimessa laterale, ma Isotti manca, cioè sbaglia il suo destro che finisce in, addirittura in rimessa laterale. C'è Rossi, la battuta di questo calcio punizione, il destro murato alla barriera. Ora Martone gira verso Crisci, Crisci attaccato alla scatola, pallone per Minieri, Minieri ora scatola, pallone va in mezzo alle gambe di Crisci, attenzione ancora in possesso la Astorreta di Pagano. Pallone finisce in rimessa laterale per Jecci Temurt, subito battuta, Rossi verso Crisci, Barchetta, va in avanti verso Cavallo, pallone intercettato, ora c'è Isotti verso Adamo che manca il controllo nel pallone e Barchetta si riapre del pallone. Ancora Adamo però sbaglia la difesa di Jecci Temurt. Colpisce il palo Adamo, un altro. Ora c'è Minieri che prova in mezzo a due, però perde il pallone. Adamo prova del destro, rimpallato da Luca Martone. Attenzione, scatola! Il destro che si infila alla sinistra di Barchetta ed è 5-1 per la Astorreta di Pagano. Tripletta per Scatola, la seconda apparizione in questo Sbordone Cup. Si chiude intanto il primo tempo sul risultato di 5-1. Attenzione, Scatola! Intanto è iniziato il secondo tempo fra Jecci Temurt e Astorreta Pagano. Vediamo Isotti con il pallone, attaccato da Castiello che però commette fallo. Punizione per gli Astorreta di Pagano. Andrà Adamo alla battuta, grande specialista dei calci di punizione. Va col destro, pallone che esce sopra la testa di Barchetta. Attenzione, Minieri, beh, che sbaglia il tocco, ora c'è Rossi, il sinistro e buca Di Pace. Accorcia quindi le distanze e Jecci Temurt. Risultato sul 5-2. Pallone verso Cavallo che salta di testa, cerca l'1-2 con Rossi che però non si chiude, attenzione buca qui l'intervento Martone, ma alle sue spalle c'è Barchetta. Pallone di nuovo verso Cavallo, adesso c'è Castiello, il destro deviato da Minieri, pallone in calcio d'angolo. Crisci la battuta, mette questo pallone in mezzo, manda via Isotti e Adamo colpisce la rete, quindi rimessa laterale per Jecci Temurt. Ancora Crisci, pallone in mezzo, la fa sua Di Pace che rimette subito in avanti, ma c'è Cavallo che mette in rimessa laterale. Minieri batte a rimessa verso Isotti, 1-2 chiuso. Attenzione Isotti ancora anticipato da Cavallo. Isotti va alla bandierina, pallone messo in rimessa laterale, batte subito Minieri, ancora Isotti lotta con Cavallo che riesce a fare solo la rimessa. Sopra c'è Rossi che gira verso Castiello, Castiello per Crisci, Crisci ancora in mezzo, Rossi che colpisce la faccia del suo compagno di squadra e quindi ora è rimessa laterale per gli Astorreta di Pagano. Martone spazza di nuovo, Castiello verso Cavallo, Cavallo ancora attaccato da Adamo però commette fallo. Sarà calcio di punizione per Jecci Temurt, la battuta Rossi. 2 in barriera per gli Astorreta di Pagano, Adamo e Isotti. Alla battuta Rossi, pallone che finisce sul fondo. Di Pace che rimette in gioco,
Pallone verso la testa di Adamo, ennesimo pallone buttato per riestare di Pagano. Ora c'è Rossi, attenzione, esce di pace, rischia. Pallone per Cavallo, Cavallo ancora per Rossi. Tocca il pallone, finisce sul fondo. Attenzione perché qui sarà calcio di rigore per 10 del morto, messo giù Rossi. Guardatemi quanto è brutto. Andrà al dischetto Crisci ed è rete, 5-3. Intanto dopo la rete di Crisci c'è un blackout, luce nell'angolo che si è spenta e quindi si gioca in condizioni non proprio ottimali. Ci sarà un calcio di punizione per gli assordati di Pagano. Ancora Adamo alla battuta. Va Adamo con il destro, pallone murato da Crisci. Ancora scatola, prova la conclusione, ma ancora murata. Ora pallone verso Adamo, ancora scatola. Scatola subito verso Isotti, alto per tu col portiere. E allungano di nuovo le distanze. Gli assordati di Pagano. 6-3. Pallone verso Cavallo che ha provato una mezza sforbiciata, non riuscita. Di pace rimette in gioco questo pallone verso Adamo. Marchetta prova a controllare il pallone ma esce fuori. Intanto c'è stato il quarto gol di Scatola, quindi a più 4 a storia di Pagano, 7-3. Intanto ci sono scintille per la squadra di Eccito e Morto. Martone che segna ancora il panico. Ora c'è il calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo dai Sotti e Marzocchi conclude al volo. 8-3. Gran gol di Vincenzo Marzocchi. Ora va Castiello con il destro, murato da Adamo. Pallone in rimessa laterale. Va Crisci verso Castiello. Castiello con il tacco verso Cavallo, prova il pallone in mezzo ma c'è Marzocchi che si oppone. Ora c'è Isotti, di nuovo verso Marzocchi che gira di nuovo verso Isotti. Il dribbling di Isotti gira verso Scatola, prova il destro da centrocampo, pallone murato e finisce sulla rete e poi quindi conseguenza sarà rimessa laterale per gli assordati di Pagano. Attenzione, salta uno Isotti, c'è un po' di confusione. Pallone di nuovo per 10 del morto. Martone verso Cavallo. Cavallo prova verso Rossi ma è anticipato. Ora c'è Marzocchi, il contrasto, pallone conteso. Se ne riapproca Marzocchi. Pallone verso Isotti, il destro. Marchetta mette in rimessa laterale. Attenzione Scatola, provato il destro. Marchetta che si oppone e mette in rimessa laterale. Alla battuta Minieri. Di nuovo per Scatola, ancora Minieri. Ancora per Scatola, il destro, murato da Castiello. Ora Isotti. Pallone verso Marzocchi. Attacca Rossi. Marzocchi verso Isotti ancora, pallone per Castiello, recuperato da parte di Eccito e Morto che perde ancora il pallone. Isotti prova l'1-2 con Adamo che non si è chiuso. E quindi sarà rimessa al fondo. Attenzione qui. C'è stato il gol di Eccito e Morto, non ripreso, che accorcia quindi le distanze, è 8-4. Adamo batte subito, pallone però innocuo per Barchetta. Poi c'è Crisci verso Rossi, Rossi ancora verso Crisci, pallone toccato da Marzocchi ma Crisci ancora con il pallone. Ora c'è Rossi. Ancora Marzocchi che lotta e si fa male, si accovaccia a terra ma continua ad attaccare Eccito e Morto e c'è il gol di Cavallo. E quindi 8-5. Di pace verso Adamo ma c'è Castiello che si oppone ancora. Ora Cavallo attaccato da Minieri. Si gira, va Cavallo, mette in rimessa laterale Minieri. Battuto subito il pallone in mezzo verso Crisci. C'è Di pace che si spinge in avanti. Martone però recupera il pallone, prova subito il destro in porta, ma c'è Adamo
E adesso Di Pace che si riappropria di nuovo del pallone. Subito per Risotti. Risotti gestisce all'indietro verso Scatola. Adamo. Prova il pallone in mezzo, stoppato da Cavallo. Rimessa laterale. Battuta subito da Mire, ancora Adamo. Cavallo che lotta. Pallone verso Rossi. Che gira alta verso Cavallo, ma c'è Marzocchi che intercetta e recupera. Ancora ne salta uno. Grande pallone per Simone Isotti. Ma protagonista di un buon intervento è Bacchetta e quindi sarà rimesso laterale per gli Astorreta di Pagano. Attenzione, c'è Rossi, circondato da tre uomini di Astorreta Pagano. Adesso c'è Martone. Ha proprio il destro da centrocampo. Pallone di poco fuori. Rossi verso Crisci. Crisci il destro. Palla fuori. Pallone per Crisci verso Rossi. Prova il sinistro. Un'altra conclusione che si spegne sul fondo. Attenzione, ha provato il destro Vincenzo Marzocchi. Ma c'è Barchetta che si spinge davanti. Viene messo giù da parte di Adamo. Tra calcio e punizione per il Cide Morto. Pallone subito verso Cavallo, ma c'è Di Pace che rimette subito fuori e quindi ripartono gli Uccide Morto. Martone verso Crisci, pallone però recuperato, ora c'è Scatola che gira col tacco verso Adamo. Adamo ancora però in possesso del pallone, c'è Isotti che prova il destro. Ma si spegne in rimessa laterale. Ora c'è Marzocchi col sinistro. Pallone che esce sopra la testa di Barchetta. Calcio d'angolo per gli Astorreta di Pagano. Marzocchi, il destro al volo. Pallone che esce dalla destra di Barchetta, che rimette subito verso Rossi, ma c'è Di Pace. Verso Scatola. Scatola il destro a centrocampo. E sono 5 i gol per lui ed è 9-5. Di nuovo a più 4 il vantaggio. C'è Rossi che si allarga il pallone. Ancora Rossi che salta Minieri e che lotta con Marzocchi verso Crisci. Ancora Martone in mezzo. Cavallo, ma c'è Di Pace, protagonista di un grande intervento. Ancora Crisci, il destro, ancora Di Pace. Pallone alla fine che carambola in rimessa laterale per gli Astorreta di Pagano. Grandi parate da parte di Pace, che è mancato la scorsa partita. Infatti c'è stata una sconfitta da parte degli Astorreta di Adamo e qui intanto c'è il gol da parte di Minieri. 10-5. Ma Crisci con il destro. Di Pace prova a tenere il pallone in campo, ma non ci riesce. Quindi è calcio d'angolo per chi ci dà molto. La battuta Rossi. Destro direttamente in porta, che scheggia il palo. Pallone quindi sul fondo. Adesso c'è Isotti subito che riparte. Ma c'è Martone che sbaglia però il passaggio. C'è Minieri il destro, che scivola alla destra di Barchetta. Nulla di fatto. Attenzione, Cavallo prova il passaggio verso Rossi. Non lo passa il pallone sotto le gambe di Marzocchi. Passaggio però che non si conclude. Adesso si spinge davanti Di Pace. Adamo verso Marzocchi. A tu per tu col portiere. Marzocchi il destro. Pallone che esce fuori. Grande occasione sprecata da parte di Marzocchi. Pallone subito rimesso in gioco. C'è Minieri che si oppone di testa. Ora Marzocchi di nuovo al limite dell'area. Pallone verso Isotti. Isotti fuori area verso Adamo, il destro rimpallato da Crisci. Adesso Di Pace che prova a gettarsi in avanti, però il pallone viene stoppato da Castiello. Di Pace in avanti, però la conclusione direttamente in porta e finisce la partita sul 10-5 per gli Astorreta di Pagano. Siamo qui con il capitano Luca Martone. Siete campioni, Luca, oggi, nonostante la brutta prestazione contro l'Astorreta di Pagano, un amichevole conta poco per il campionato, no, perché conta. Vincete 3-0, però per il morale forse pesa un po' troppo. No. Avete vinto il campionato, avete vinto con 2 punti
di distacco contro la squadra di Adamo. Ora vi sfiderete contro l'ottava. Come pensi di proseguire il cammino durante questa Final Eight? Spero che comunque la tua squadra non giocherà nel modo in cui ha giocato oggi. Io spero che quelli che mancavano oggi vengano alla prossima, anche perché comunque oggi abbiamo Carlo Senza Rossi, di Flores pesante. Ma Flores è la squadra, che non è solo Flores, il problema è la squadra che deve essere sempre la stessa, deve trovare una continuità anche nel gioco. Sì, oggi abbiamo Rossi e Cavallo che sono fortissimi, ma comunque non fanno parte della squadra. Prima volta gli schemi e le tattiche non sono per niente delle città. Ma comunque loro erano bravi, un tiro fortissimo. Diciamo, quindi una grande, sì. Flores è salato, un grande saluto mancando a Di Pace, che è il portierone della squadra di Adamo. Facciamo una grande congratulazione a Luca Martone, che è vincitore del titolo della regular season, e complimenti ai Civitamurti.